Oggi prepareremo un dolce da tradizione pasquale, un dolce molto delicato e profumato, perché prepareremo la brioche di Pasqua. E adesso cominciamo! Mettiamo la farina nella planetaria. Aggiungiamo lo zucchero. Ora sciogliamo il lievito nel latte tiepido. Facciamo prima a pezzetti e poi lo sciogliamo. Potete usare anche il lievito quello secco e mettiamolo nella planetaria. Chiudiamo e iniziamo ad impastare per qualche secondo. A questo punto le uova, ne mettiamo una alla volta e lasciamo andare. Continuiamo ad andare. Muoviamo un po' l'impasto per incorporare tutto per bene e lasciamo andare di nuovo. A questo punto il burro ammorbidito a pezzetti ne mettiamo un po' per volta e lasciamo andare. Il burro ancora si deve incorporare del tutto. Una volta pronto e incorporato del tutto all'impasto, lasciamo andare per un altro 15-20 minuti l'impastatrice. L'impasto è pronto, deve risultare un po' molliccio. Ora lo mettiamo in un contenitore, copriamo con canovaccio e lo mettiamo a lievitare per 2 ore. Ghiacciamo un po' la ricotta, la dobbiamo ridurre in crema. Mettiamo lo zucchero e mescoliamo un uovo. Incorporiamo bene anche l'uovo. Adesso ci mettiamo un cucchiaino di miele e mescoliamo di nuovo. Questo punto strizziamo l'uvetta che ho messo in ammollo 10 minuti prima ed aggiungiamo le gocce di cioccolata. E mescoliamo di nuovo, incorporando tutto per bene. Aggiungo un po' di aroma al rum. Se volete potete mettere anche al limone o magari vaniglia o non lo mettete per niente, però il rum dà un ottimo risultato. Con la ricotta è perfetto. Il ripieno è pronto, lo mettiamo in frigorifero in attesa che lieviti l'impasto. Mettiamo un po' di farina sulla spianatoia e prendiamo l'impasto. Iniziamo a lavorarlo un po', eh. Ghiacciamo un po', quando serve aggiungiamo sempre un po' di farina ed iniziamo a stendere l'impasto. E lo mettiamo su uno stampo imburrato ed infarinato. E ritagliamo l'eccesso. Ora mettiamo dentro la ricotta. Mettiamo un attimo da parte lo stampo. E con l'impasto avanzato ci prepariamo un bel cordoncino. Ora unisco i lati ed inizio ad intrecciare.
questo punto riprendo lo stampo. Li uniamo in modo che non si separino durante la cottura. Ora spennelliamo con un tuorlo d'uovo e 2 cucchiaini di latte, dello zucchero, ci mettiamo 2 uette di cioccolato. Lasciamo riposare altri 20 minuti, intanto accendiamo il forno a 180 gradi. La brioche è pronta, l'ho cotta in forno statico a 180 gradi per 30 minuti. Poi io ho decorato con queste uova di cioccolato che però in cottura si spaccano, quindi o le mettete all'ultimo con un pochettino di miele che le ferma, oppure le lasciate così, magari giusto con un po' di zucchero a velo. La brioche di Pasqua è pronta. Se vi è piaciuta la ricetta, mettetemi il like e se la fate, mandatemi le foto. E adesso ciao a tutti e alla prossima ricetta!